Vabbè ragazzi, andiamo in provincia di Livorno. Dario, 800 24 00 24, via. Ciao, ciao a tutti. Vai, dimmi. Io volevo parlare di prostituzione giapponese. Come giapponese? Che vuol dire prostituzione giapponese? Io vado spesso in Giappone e conosco bene la prostituzione giapponese, quindi volevo confidarmi con voi e parlare alla popolazione per farvi capire un po' come funziona. Vai, parla alla popolazione, parla a tutta l'Italia, dimmi. Volevo raccontare perché è un posto molto lontano, esotico, quindi non, sì, non c'è bisogno di andare in Giappone. Tu immagino che sei andato in Giappone per altri motivi. Sì, per lavoro, eccetera, eccetera. E vabbè, allora? Si scoprono dei racconti interessanti. Per esempio, in Giappone hanno una grande voglia di perversioni particolari. Per esempio, c'è gente che paga delle prostitute, che poi non so nemmeno se si possono chiamare così, che devono pulire le orecchie dei clienti con il cotton fioc. E loro si siedono sulle ginocchia di queste prostitute, le puniscono orecchie. Oppure ci sono altre che si mettono questi pigiami, accarezzano la loro testa, perché i giapponesi sono molto stressati. Oppure c'è... Cioè tu dici non c'è la semplice prestazione sessuale, dici? Sì, c'è, però i giapponesi cercano anche altre cose. Per esempio, molto tempo fa... Cioè non mi dire che qualcuno paga per farsi accarezzare la testa? Certo, sì, certo, come no? Vabbè, ma siamo veramente al top assoluto. Perché sono stressati, hanno la moglie e i figli a casa, però usciti dal lavoro siccome fanno degli orari... Ma ci stai raccontando una cazzata, dai, non è possibile... No, è vero, ma perché devi negargli questa libertà, Giuseppe? Ognuno, no, ma ho capito, ma non voglio negare questa libertà. Vogliono essere accarezzati, no, solo se c'è consumazione di atto sessuale, ma Giuseppe... No, vabbè, ma uno è malato se paga per farsi accarezzare la testa, scusa. Sono un po' particolari. Si sa, ma il top secondo me è il body massage, o comunque il body massage esiste dappertutto, dai, su il top, sì però c'è anche, sono fissate anche un po' con il prostate massage, lì si piace molto anche parecchio. Si mette su queste sedie con il buco e poi partono le dita un po' dappertutto, insomma, eccetera, vabbè, eccetera. Ci stai dicendo che sono specializzati nella prostituzione originale, nella prostituzione un po' diversa dalle altre, no? Sì, la cosa che mi ha colpito di più, ora purtroppo sono stati aboliti tutti, non ci sono più adesso, sono passati di moda più che aboliti, c'erano queste persone che andavano in questi sexy shop, sceglievano il DVD, oppure la donna, niente, tipo peep show, si mettevano lì e si masturbavano in maniera così particolare, si facevano anche aiutare da delle prostitute. Questo è molto interessante. Il Giappone è il paese in cui esisteva una specie di gara di masturbazione, una cosa di questo tipo, cioè esistono dei giochi pazzeschi. Addirittura ho visto quest'estate un servizio dove ci sono due che si passano uno scarafaggio da una cannuccia all'altra, una cosa tremenda. No, da una cannuccia all'altra in bocca. Schifo. Che schifo, lo so, Enrico, è uno schifo, sì.